don't Ciao signori, benvenuti a una nuova trasmissione di approfondimento e soprattutto anche di divulgazione delle nostre eccellenze qui in Friuli Venezia Giulia. Infatti la trasmissione si chiama E come eccellenza e naturalmente dovrà approfondire un po' quali sono i nostri prodotti, il bello e il buono del Friuli Venezia Giulia. Ecco, questo viene fatto insieme con l'ERSA e soprattutto con la regione Friuli Venezia Giulia. E quindi per la prima puntata, che è un po' uno start-up di partenza, Abbiamo qui l'assessore eh, agroalimentari, um, agroalimentari forestali e etiche Stefano Zanne Che ringrazio per la collaborazione Soprattutto per il supporto che viene dato Abbiamo mh, il presidente del consorzio delle doc del Friuli-Venza Giulia Adriano Gigante Madonna. E poi abbiamo anche eh, l'enologo Stefano Trinco Lo conoscete tutti perché è un amico un po' anche di Telefriuli anche un amico de, di, queste, di queste eccellenze Buongiorno. Bene, allora... Qual è la strategia che porta di nuovo la regione Fulimista Giulia in fatto di prodotti? Perché noi abbiamo una miniera, no? lo diciamo sempre, abbiamo una miniera. E l'assessore dice sempre che dobbiamo fare il sistema. Quindi la strategia, assessore, qual è? Ma allora, innanzitutto è vero, abbiamo una miniera e bisognerebbe anche ogni tanto essere consapevoli di avercela. L'altro passaggio è quello che avendo tante produzioni che qualitativamente sono elevate, hanno delle rese e delle possibilità quindi di essere collocate sul mercato in maniera interessante e oculata, va fatta un'operazione che metta a sistema però tutte queste produzioni. Noi non possiamo pensare di promuovere ogni singolo prodotto ovunque. Forse bisognerà fare un ragionamento quali sono quelle produzioni che vanno promosse per attirare nel nostro territorio i visitatori e i turisti e quelli invece che hanno una propensione anche per poter essere collocate su mercati che vanno fuori dalla nostra regione. Però se sicuramente serve fatto un ragionamento tra tutti gli operatori assieme con la regione che non deve essere estranea ma deve supportare e anche in alcuni casi spronare sulle direzioni che poi possano rendere ehm, utile. E specialmente portare un valore aggiunto alla nostra regione, dicevo, serve un'operazione di sistema, altrimenti andando singolarmente si disperdono le forze e non si ottiene alcun risultato. Quindi serve programmazione e prospettiva. Ecco, per fare questo cambia un po' anche l'ERSA, no? il braccio operativo diciamo, del suo assessorato, della regione in genere, eh, cambia un po' strategia col prossimo anno. Ma direi che cambia radicalmente: nel senso che il ragionamento che è stato fatto si basa sul concetto che Ognuno deve fare molto bene il suo compito. Il compito dell'ERSA deve essere quello di dare l'assistenza tecnica, l'assistenza fitosanitaria, la garanzia delle produzioni a livello di eh, qualità, la promozione sì, ma la promozione è legata a quelle famose formule del B2B, cioè dove si accompagnano i produttori ad incontrare il mercato, quindi fiere specializzate, internazionali, eh, eventi molto importanti finalizzati alla creazione del business. La parte promozionale in senso stretto, ovvero eh, quella dove si vanno a promuovere i prodotti, è più corretto e il nostro ragionamento è stato questo, è più corretto che lo faccia Promoturismo assieme alle altre promozioni. Questo per dare la possibilità di avere strumenti adeguati e personale che fa quel tipo di attività come attività principale. Altrimenti rischiamo di, di far fare come al solito al muratore, cerchiamo di far produrre qualcosa che magari non è nelle sue corde, con tutto rispetto per il muratore, però se lo mettiamo a lavorare in cucina, magari se è bravo lo fa anche bene, ma non è sicuramente un cuoco. No, non è al suo posto in sostanza. Eh, esatto. Esatto. Bene, allora non potevamo che iniziare con un brindisi ideale con voi eh, telespettatori, e quindi abbiamo invitato qui eh, quelli che sono un po' i principi, tra virgolette. Del vino in Frida Giulia, il presidente Adriano Gigante che è Presidente del Consorzio delle Doc e mi pare anche da poco in carica. No? Quindi ci dirà un po' che cosa fa il suo Ente e perché è molto importante per l'attività in Genesbot delle Doc. E ci parlerà anche di quante Doc sono, che, perché mi pare che avete fatto un lavoro molto importante perché avete riunito molte doc in un unico cappello, se mi passa, se mi passa il termine. Prego. Ah, eh, diciamo che la produzione ha già cominciato un po' di anni fa quando, quando era nata FederDoc Friuli Venezia Giulia poi ci sono state varie vicissitudini eh, da qualche anno abbiamo il Consorzio delle Doc che raggruppa buona parte dei, dei consorzi Doc del Friuli Venezia Giulia e che sappiamo da sempre è stata una regione eh, dove le Doc sono state importanti abbiamo una percentuale di imbottigliato a Doc molto alta e se poi andiamo a vedere quello che è successo negli ultimi anni col discorso eh, del, della DOC Friuli e del eh, Pinunghigio delle Venezie, credo che piano piano praticamente andiamo, va quasi a scomparire quello che è il discorso delle GT in una regione come Friuli Venezia Giulia, con, con numeri altissimi legati alla DOC. Per cui è chiaro che eh, il discorso di lavorare assieme, di trovare delle forme di sinergia e quant'altro eh, in questa regione è importantissimo e sempre di più lo sarà. Eh, uno dei lavori che stiamo pensando di portare avanti adesso sicuramente sarà quello di mettere in piedi il consorzio della Doc Friuli che sta cominciando ad avere dei numeri veramente, veramente alti, ma eh, è tutto il contesto secondo me che va vissuto. Sempre di più credo che eh, dobbiamo vivere il mondo Vitivinicolo in un sistema a 360 gradi. Eh, a me è stato molto, mi è fatto molto piacere quest'anno che ho partecipato ad Aso Enology Re eh, Nazionale a Trieste, quando il presidente Cottarella ha detto che eh, oggi non basta più fare qualità, ma anche l'enologo a un certo punto deve diventare un qualcuno che vede il mercato e che va a leggere un po' tutti, questi pas tutti i passaggi che ci sono. Eh, ha parlato un momento fa eh, l'assessore di turismo io credo che noi ormai dobbiamo anche pensare che il produttore di vino fa turismo e nel suo modo di gestire la vita in tutta una serie di cose. E su questo i consorzi stanno, stanno lavorando non solo in Friuli ma anche in Italia, parlando con i consorzi importanti, e uno dei ruoli che sempre più stiamo cercando di sviluppare è questo concetto di qualità sì, ma vicino a un sistema di gestione che rispetti l'ambiente e che porti sempre più turisti sul territorio. Ecco, poi abbiamo anche una bella varietà di vini che per qualcuno è sconosciuto, ma per molti, soprattutto chi è amante un po' anche dei nostri vini, ma non solo, qui in regione e anche fuori, sono i, i famosi vini autoctoni, no? che sono stati riscoperti relativamente da poco, io mi rivolgo subito a Stefano Trinco, e mi pare che stanno avendo un discreto successo, se non un ottimo successo, perché... Eh... C'è qualcuno che ha fatto veramente furore? Sì, eh, ovviamente sì, il, il, il mondo del, degli autoctoni è un mondo molto interessante soprattutto eh, oggigiorno, soprattutto al giorno d'oggi dove si crede molto nella territorialità. Il, eh, il discorso autoctoni poi si lega benissimo a quanto ha detto l'assessore, a quanto ha detto Adriano. Perché, eh, perché portando turisti sul territorio il turista vuole eh, cercare di acquisire nozioni su quelle che sono le specialità del territorio, specialità del territorio che vanno dall'agroalimentare in genere a nello specifico nel vino. Ecco che quindi eh, è più facile che il consumatore che eh, viene a visitare Friuli Venezia Giulia, è più facile che acquisti una bottiglia di Friulano, una bottiglia di Refosco, una bottiglia di Ramandolo piuttosto che uno Chardonnay o un Sauvignon, pur se prodotti, eh, considerati prodotti di eccellenza. Non dobbiamo dimenticare il valore che hanno, che hanno avuto per i Fiori Venezia Giulia i vini non autoctoni, quelli che so sono provenienti dalla Francia o da altre regioni, perché hanno decretato il successo negli anni 70 del Fiori Venezia Giulia. Però adesso è il momento veramente di riscoprire gli autoctoni, inteso come eh, tipologia generale ma soprattutto anche come zone, singole zone di produzione, mi riferisco alle piccole sottozone, prepotto ecco, o prepotto di prepotto di, di le duino zone, le zone sono in tutto Friuli sono una parte del Friuli? ma no, eh, sono, diciamo, sono radicate in piccole enclave che sono ben definite più che altro diciamo che se parli di vitigni autoctoni, soprattutto bianchi ce ne sono alcuni che sono radicati su tutto il territorio regionale penso al Friulano, quindi al vitigno, tocca ai Friulani. Penso al refosco dal peduncolo rosso, al verduzzo, però ci sono degli autoctoni che invece sono caratteristici di un determinato luogo. Penso allo schioppettino, penso al pignolo, che quindi hanno una, la terra natia, la terra di eccellenza proprio posizionata nei colli orientali. Ma penso allo stesso modo alla Vito Scalterrano sul, sul, sul Carso, che rappresentano veramente dei prodotti di territorio, oltre che rappresentare una vera viticoltura di territorio, quindi mantenere proprio veramente radicato. È un qualcosa di molto, molto atavico. Insomma. Ecco, assessore, si dice che nei menu, e soprattutto nelle carte dei vini del, del mondo, a questo punto, non, non, sia mai, non manca mai un vino friulano, un nome friulano. E questo è ottimo, diciamo che una carta di Tanca ha una grossa responsabilità anche per la regione, a tenere sempre alto e vivo questo, questo segmento, no? che comunque sia i vini bianchi. Nostri sono rinomati in tutto il mondo. Ecco, questo mh, dovrà essere implementato ancora oppure si punterà anche sui rossi secondo la sua strategia? Allora, io come al solito faccio un ragionamento mh, puramente di tipo aziendale. Scusate, ma ah. questa è una mia forma mentale e dico che la diversificazione comunque fa sempre bene all'azienda. Avere un prodotto che va solo su una gamma. Probabilmente potendo averne un secondo da abbinare aiuta anche nelle fasi poi di commercializzazione. È vero che in tutto il mondo ci sono nella carta dei vini dei vini friulani, eh, forse però dovremmo fare uno sforzo <coughs> per fare in modo che in tutta Italia ci siano nelle carte dei vini dei vini friulani, in tutto il mondo ce ne siano, ma che ce ne siano tanti. E a un livello di collocazione come fascia di mercato il più elevata possibile, che questo non vuol dire che devono essere tutti quanti dei vini estremamente alti come fascia, ma cercare di valorizzare il più possibile in modo che il, la resa, e quindi in termine economico, e quella che è la possibilità per le nostre aziende di avere un utile nelle produzioni rimanga in maniera sempre maggiore, perché è evidente che noi possiamo collocare tutto quello che vogliamo, ma quello che conta in termini di prodotto venduto e quanto poi rimane in capo all'azienda che produce per poter fare tutte quelle attività che altrimenti non gli sarebbero consentite. Però eh, mi permetta anche di fare eh, un ragionamento che questo sia più complessivo ed è di mercato. È vero che noi abbiamo la necessità. Assessore, fermo subito, abbiamo lo stop pubblicitario. Allora facciamo allora, lo stop Il ragionamento dell'assessore prosegue dopo lo stop, prego. Eccoci qui allora nella seconda parte, sempre con l'assessore alle risorse agroalimentari, forestali e ittiche, Stefano Zanni, che stava facendo un ragionamento sul mercato, non sulla diversificazione dei vini, eccetera. Sì, ma in generale anche sulla collocazione a livello di mercato, perché mercato è una parola generale, ma è formata da tanti segmenti che molte volte sono contigui ma non sovrapposti. È evidente che noi dovremo fare in modo di poter collocare sul mercato i nostri prodotti tutti e scegliere poi tra questi quelli che meglio identificano il nostro territorio perché dovremo avere quelli che fanno funzione di richiamo qui sul nostro territorio perché giustamente prima si è parlato di turismo che i produttori fanno e producono anche il turismo e io in generale dico sempre che il mondo agricolo e non solo quello del vitivinicolo nella realtà sono la base sulla quale si poggia l'attività turistica e la possibilità della promozione turistica e non il contrario. Però abbiamo molte fasce che vanno messe a sistema e quindi anche qui il meccanismo più semplice è quello di collaborare per cercare di arrivare il più in profondità possibile nel mercato sfruttando questa contiguità dei settori che non sono sovrapposti, quindi possono essere veramente uno il volano dell'altro. Ecco, senta un gigante, ehm, la bio, biodiversità del Friuli di San Giulia offre molte, molti vitigni diversi, eccetera, no? E le doc hanno avuto un buono, una buona performance, no? Si è parlato di ribola gialla, si è parlato anche di altri vini. Qual è che ha avuto più performance? Lasciamo stare il prosecco che è una cosa a sé. Ma noi, eh, qualcuno ha parlato eh, di anni 70, e, eh, Stefano, prima dicendo questo mi ha aperto un po' il pensiero, no? noi siamo stati forse la prima regione italiana a cominciare a produrre dei vini di una certa qualità, con una certa durata e quant'altro, anche se sono dei vini che si bevono con facilità subito, per cui l'immagine eh, friulana eh, nasce da lì e siamo andati avanti con una serie di sfaccettature eh, legate. E chiaramente ai vitigni che sono stati piantati di più, come il pino grigio, ma il friulano eh, ex Toccai ha avuto, ha avuto la sua strada. La ribolla gialla negli ultimi tempi diciamo, si è ripresa perché non dimentichiamo che eravamo arrivati fino agli anni '80 a, con 100 ettari di ribolla gialla in Friuli, poi i consorzi di Collina, Colli Orientali e Colio hanno cominciato a crederci e siamo andati avanti e in un'indagine fatta ad esempio a dicembre dello scorso anno da Wine Monitor è venuta fuori un qualcosa di molto interessante su quello che è in particolare su mh, avevano intervistato un migliaio di consumatori e 260 ristoratori eh, di qualità medio-alta e le regioni Friuli esse molto forte da questi, da questi dati dove eh, quello che si identifica è l'autenticità eh, di stile. La, eh, la qualità in, nel, suo, nel, suo, nel suo essere diciamo, mh, assoluta alla pari dell'Alto Adige e che sono le due regioni italiane forse più forti in Italia sui vini bianchi. Per cui la nostra è una strada secondo me è un po' da capire, no? da capire in questo senso. Ha parlato l'assessore un momento fa di mercati. Noi abbiamo questa possibilità secondo me legata a due situazioni che ci sono in Friuli una situazione dove la viticoltura riesce a essere anche fortemente commerciale e mi riferisco a tutta la zona un po' di pianura che fa dei vini di ottima qualità ma che sono, diciamo, si possono posizionare commercialmente in una fascia tra il medio e il medio alto considerato a livello mondiale e c'è una fascia diciamo collinare che non ha alternative di altro sistema se non di produrre un'alta qualità legato ai costi di produzione e lì ci vuole un'identità forte e dove è chiaro che l'immaginario che si può produrre in tutte queste zone collinari, come ho detto prima, legato al turismo e quant'altro, può essere la marcia in più in questo sistema, con, le sue, eh, con, con un sistema in cui dobbiamo stare attenti perché stiamo aprendo eh, nuovi mondi, i nuovi mondi hanno delle idee leggermente diverse da quello che era il mercato americano, vedi, vedi tu, tutto quello che è il discorso Cina e quant'altro. Per cui è un lavoro da fare, secondo me, tutti assieme, cercando di portare... Eh, di portare in giro questa immagine che si è creata. In Italia l'immagine del Friuli è ancora molto forte e la presenza delle etichette, eh, in particolare di vini bianchi, è fortissima. Sulla ristorazione in particolare di alta qualità e credo che questa non possiamo dimenticarla. Cioè eh, perdere l'identità territoriale sarebbe un disastro. Per cui credo che la strada da percorrere sia questa nelle due, nelle due sfaccettature. Ecco, senti ehm, Stefano. Eh, chi viene in Friuli di Giulia? prende il vino, prende il prosciutti prende la pitina, prende i sì. formaggi cioè abbiamo di tutto e di più però eh, questa sinergia col mondo del turismo va ancora diciamo così saldata no? perché si parlava fuori l'onda anche prima praticamente quando uno eh, deve indicare dove andare magari non indica proprio sì qualche località friulana ma altro. No? Ecco, al di là del Prosecco che ha avuto questo boom enorme, no? al di là che vengono qui a vedere come facciamo noi il vino, ma non solo, tutti gli altri prodotti. L'idea di un turismo che sia un tutt'uno con le risorse agroalimentari è un'idea vincente, senza dubbio. No? Ecco, qual è il tuo pensiero in merito? Ma assolutamente sì, eh, lo dimostrano il successo di altre regioni, noi pensiamo alla Toscana, pensiamo... Eh, marche, insomma no? queste regioni che, che da tempo insomma, seguono eh, questa politica per, eh, per, per diciamo, acquisire nuove clienteli ma soprattutto anche per affezionare la clientela. Quindi eh, noi si tratta di lavorare appunto come tutti abbiamo detto oggi, direi in sinergia, cioè da una parte facendo conoscere i singoli prodotti, le singole peculiarità però pensando che se non si ragiona insieme se non si fa un tutt'uno di questo contenitore non riusciremo mai ad uscirne per cui è importante che ognuno per le proprie capacità faccia la sua strada, faccia le sue scelte cioè uno promuova il vino promuova i propri prodotti però deve esserci una sinergia assolutamente eh, nel senso che il produttore di vino deve conoscere cosa produce il territorio deve sapere anche magari spiegare cosa come, si, come proprio letteralmente si si produce in modo da creare questo, questo circolo virtuoso che indubbiamente ha una grande capacità, quello di ancorare al territorio, perché io sono convinto eh, nel, nell'agroalimentare non basta solo fare promozione, devi affermarti con la qualità e col passaparola. Perché il Friuli Venezia Giulia si è fermato soprattutto col passaparola e quindi come, come sistema di qualità dobbiamo continuare su questa strada. Ecco, Assessore, mh, la regione su questo è unita. Mi spiego: quando uno va, non so, nel Valle Tisone, forse è meglio dire andate in Slovenia oppure dice andate in un, in un, um, in un posto magari in Friuli? C'è questa competizione eh, ancora oppure. C'è la consapevolezza che bisogna fare squadra comunque. Allora, diciamo che prego per loro che non lo dicano mai di fronte a me, andate in Slovenia quando sono dei produttori o dei, dei, dei ristoratori o un'attività recettiva in Friuli, perché potrebbe, la reazione forse non sarebbe bellissima. Però eh, c'è ancora tanto da lavorare perché il vero, eh, la vera sfida che un po' fa la chiosa degli interventi che ci sono susseguiti è quella di riuscire a capire che noi dobbiamo... Promuovere un territorio che nel complesso è la regione Friuli-Venezia Giulia e che al suo interno ha tutti questi cluster, tutti questi tasselli che compongono il mosaico della regione. Anche per un motivo di semplicità, è molto più facile promuovere e vendere il territorio, riuscendo a qualificarlo anche a livello qualitativo, di capacità, di recettività, di iniziative culturali, tutto quanto è Regione Friuli-Venezia Giulia. All'interno del questo si collocano le produzioni dell'agroalimentare, che sono la punta di diamante rispetto a una offerta assolutamente importante. Quindi bisogna riuscire a promuovere il territorio e a collegare tutte le attività in rete in modo che non ci sia questa discrasia per la quale non si conosce la possibilità che viene data da una produzione magari fatta a pochi, a pochi metri, a pochi chilometri di distanza che potrebbe essere sfruttata per essere messa a sistema. Lavorando tutti quanti assieme secondo me si può ottenere un ottimo risultato. Altre regioni l'hanno fatto e non solo in Italia e stanno ottenendo dei risultati magnifici. Credo che su questo sia importante fare una valutazione seria e riuscire a mettere... Ripeto, in rete tutto quello che abbiamo, che è già tantissimo, per promuoverlo poi al meglio e riuscire ad avere una resa che riesca a valorizzare e a portare risorse sul nostro territorio che sono quel bene indispensabile per la collettività. Ecco, con questa parola d'ordine, con questa diciamo considerazione dell'assessore, la puntata si chiude, ma questo è stato un primo incipit per capire dove andremo a approfondire. Il viaggio inizierà anche dalla prossima puntata, e chissà quali prodotti presenteremo, se formaggi, se prosciutti, se magari qualche radicchio, se magari qualcosa di particolare. Questo lo vedrete, state con noi e vedrete appunto l'eccellenza del Friuli Venza Giulia. Quindi io ringrazio Adriano Gigante, presidente del Consorzio DOC Friuli Venza Giulia, ringrazio Stefano Trinco, l'enologo, e ringrazio soprattutto l'assessore Stefano Zania che si è staccato un po' dai suoi impegni e in qualche modo... No? Ha, ha avuto un po' di relax perché la vedo sempre al telefono comunque tanti tanti auguri di buon lavoro a tutti e tre alla prossima seguiteci